Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Allora ragazzi, andiamo in ordine perché ho anche un paio di cose da dirvi. Poi ovviamente andremo a farci il nostro tè e a parlare delle previsioni per quanto riguarda la bucket list di marzo. Allora ragazzi, vedete questa inquadratura che fa altamente schifo? Vedete la qualità che è abbastanza discutibile? Cioè sarà un 720? Non credo di più. Bene, la mia fidata macchinetta, la Sony RX100 Mark V, che mi ha accompagnato durante questi ultimi 2 anni, ha deciso di abbandonarmi. E quindi ho dovuto mandarla in assistenza. Considerando che è una macchinetta da 1000 euro, la Sony me ne chiederà almeno 200 per sistemarla. Perfetto. Dovrò vendere tutte le carte che ho, perché non ho un soldo. E dire che è successo tutto totalmente a caso. Il giorno prima funzionava, perché ho registrato alcuni pezzi per un video, l'ultimo che avete visto, e il giorno dopo non entrava più la memoria dentro. Ma ok, tranquillizziamoci. 20 giorni e dovrebbe tornare. Ovviamente non vi lascerò senza video, però la roba figa e ciotta non voglio registrarla col tablet, perché ridurrebbe un po' la qualità del prodotto. In più, solo per spostare il file mi ci vogliono ore. Quindi no, ragazzi. L'episodio di Yugi Mitologia con gli Yugi Erratic uscirà appena tornerò alla macchinetta. Tranquilli. Insieme anche ad altri video che sto organizzando e che sono uno più figo dell'altro. Mi tocca dirlo. Io non è per dirlo, ma metto le palle in testa a tutta YouTube Italia. Ciao ragazzi, eh. Ma ora andiamo col nostro episodio di Tea Time. Allora, partiamo subito dicendo che oggi si conclude l'ultimo evento ufficiale Konami, il Remote Duel Invitational, e quindi credo che il destino di tante carte si deciderà con oggi. Ovviamente non terranno in considerazione solo l'evento di oggi, però diciamo che sicuramente sono i dati più attuali, e quindi già da lunedì potremmo aspettarci la banned. Tanto non avrebbe senso far aspettare altri giorni. Forse, boh, se uno prende un po' di tempo per pensarci su. Iniziamo parlando di Drytron. Il problema fondamentale di questo mazzo è Ben 10, in quanto è un sercino generico per tutti i mostri luce fata e non è una fucking di volta per turno. Cioè, ho visto partite dove partivano questi e ne tiravano 3 in un turno. Cioè, ok, ma sinceramente è meglio levarla dal cazzo. Altra carta che secondo me è fortissima, ma non l'ho vista in nessuna banned list prediction, è Meteonis Drytron. Evoca da mano e cimitero e posso riaggiungerla dal cimitero. Boh, vabbè. Comunque, fondamentalmente è inutile continuare a parlare di questo mazzo. È uscito il 4 di dicembre. Non lo toccheranno mai. Sto mazzo tirerà avanti almeno, credo, un altro paio di banned. Spostiamoci invece su Virtual World. Mazzo uscito il 5 novembre. I supporti li ha già avuti da Blazing Vortex, quindi, ragazzi, dovremo levarci dal cazzo Calamities. Io confido che la bannino, però c'è sempre questa possibilità che vada prima uno e poi la banned successiva bandita. Il mazzo in sé fondamentalmente non dovrebbe essere toccato, si sposterà solamente su altre giocate. Non è possibile ora come ora che mi becco doppio Calamities sul terreno, dai. Anche no, eh. Andiamo adesso a parlare del reparto Eldritch, che fondamentalmente l'ho visto mischiato con tutto. Da Zoo a Numeron. Sì, lo so che Numeron fondamentalmente adesso non è meta, però io le terreno le prenderei tutte e le brucerei insieme, in un grande falò. Perché mi sta troppo sul cazzo, per me è forte. Ma torniamo a parlare di Eldritch. Allora, il Golden Lord fondamentalmente è stato ristampato nella Gold, quindi i soldi, la Konami. Sopra ce l'ha fatti. È ora di far smettere di soffrire quel mazzo. Sopprimiamolo definitivamente. Ci sono fondamentalmente 2 carte da toccare e da mettere a uno. Spettro Terra Maledetta, che è un sercino un po' troppo OP, che inoltre fa anche Foolish. Mentre la seconda carta è Edlixir, perché ti porta il Golden Lord e bandendola ti fa settare una carta magia o trappola Terra Dorata. Parliamo adesso del mazzo Dogmatica. Qui sono abbastanza convinto che Servitore Nadir debba sparire definitivamente. Ti fa fare un +2, tra cui Red Eyes Fusion. E sinceramente qua qualcosa bisogna togliere. Tanto o lei o la fusione che ti fa serciare la magia, fondamentalmente. Qua quanto le vuoi mettere queste? La fusione o la banni, oppure limiti il servitore per tentare di ridurre la possibilità di questo mazzo di tirare subito Dragoon. Parlando sempre di Dragoon, altra carta che sta lì lì,
è l'anaconda. Io se fossi in Konami ci lucrerei un tantino sopra, tipo ristampandola prima di bannarla. Però fondamentalmente è una carta problematica, ha dei problemi. È un po' come Tolomeo con Infinity. Qua abbiamo Anaconda con Dragoon. Lasciarla tipo per sempre in giro è un po' perché ok, adesso c'è Dragoon, però in futuro potrebbe uscire un'altra fusione sempre splashabile ovunque. Ovviamente più forte, che in futuro potrebbe fare sicuramente più danni. E per concludere, mazzi e reparti vari, abbiamo l'Invoked. Qui la carta tanto è sempre la stessa, è Circolo Magico. Fondamentalmente questa carta dovrebbe essere limitata, perché è oggettivamente forte. Però, io sono contento se rimane a 3, A me il reparto piace e non l'ho ancora mai giocato. Non vedo l'ora di tornare nel 2075 a giocare nella realtà con le figurine vere. Parliamo adesso invece di quello che già sta in banned e che si potrebbe muovere. Quotatissimo è il Firewall. Lo sappiamo tutti, verrà ristampato in Ghost from the Past, con l'effetto cambiato e l'artwork alternativo. Fa schifo, ma ok. Però tornerà come è successo in Giappone. L'unica cosa è da capire se sarà in questa o nella prossima banned. Dipende un po' cosa sceglie la Konami. Le opzioni fondamentalmente sono due. La Konami potrà dirci: raga, giocate, tranquilli, non vi preoccupate, però non è quello l'effetto, Cercate su internet, sta tutto su Wikia. Oppure ci andranno molto scialla e aspetteranno la ristampa, che secondo me avrebbe molto più senso. Altra carta su cui io confido molto, e adesso ve la vado a prendere, è lei, è fucking lei. Voglio che torni a 1. No, ma che cazzo, voglio che torni a 3 e faccia il culo ad Ash. C'ho 3 Ash tedesche, voglio levarmene dal cazzo. Voglio tornare a giocare Max C. Grazie. Sì, lo so, dovrò giocare entrambe, però Max è sempre Max. Lo so, ragazzi, non tornerà neanche in questa banned, però sperare non costa nulla. Ho sperato tanto in Stratos e alla fine è tornato. Se spero tanto, forse torna anche Max C. Per quanto riguarda il resto, è un po' un'incognita. A me piacerebbe tanto con LED 3, però fondamentalmente c'è TTT adesso. E nella prossima espansione dovrebbe uscire Crossout Designator, quindi fondamentalmente non avrebbe senso. Poi, se non sbaglio, dovrebbero uscire anche dei supporti Pendulum. Quindi riavere Metalphosis Electromite non sarebbe male. E per concludere, poi anche in questa banned riavremo un mucchio di paccottiglia che stava lì dentro senza alcun motivo. Probabilmente la Konami se n'era dimenticata e fondamentalmente ce ne siamo dimenticati anche noi. Ragazzi, voi cosa pensate ci ridiano? C'è tanta di quella paccottiglia che non c'ho proprio idea. Portale dei 6 a 3? Chi se ne frega? A me, se me ridanno Blaster, Redox e Tidal, non mi farebbe schifo. E va bene, ragazzi, abbiamo finito. Voglio concludere dicendo due cose. Primo, non ho parlato di Alchifibrax perché la carta non verrà toccata, sia ovviamente per la ristampa Ultimate, sia per il fatto che da quando hanno bannato Linkross, Dragon Link ha già perso tanto, quindi non avrebbe senso toccare anche quest'altra carta. E poi, cazzo, io voglio giocarla. Mi date questa possibilità? Grazie. Come seconda cosa di cui volevo parlarvi è: raga, non mi cagate il cazzo. Sono fondamentalmente un player medio come voi, voglio solo discutere con voi della banned list. Basta. Quindi, nei commenti, scrivetemi la vostra. Cosa pensate che tocchino e cosa no. Io qua ho detto la mia. E sicuramente alla fine si rivelerà che ho detto un sacco di cazzate, però è bello parlare con voi e confrontarci. E va bene, ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate. Se scorrete un po' sopra i commenti trovate anche un enorme link con il mio Instagram. Seguitemi. Poi se scorrete un altro tantino c'è un altro link sempre di Instagram. Seguitemi anche lì. Posto cose e sono simpatico. Forse. Mi hanno detto che non è vero, però ci provo. E va bene, ragazzi, state amazing e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!